Buonasera a tutti. Questa è il secondo incontro dei mercoledì dell'Accademia e io ho un compito molto gradito e onorevole. Ho il compito di dire rapidamente, quasi tutti voi lo conoscete, ma di presentare il professor Fabrizio Angelo Pennacchietti, ricordando rapidamente per somme tracce il suo curriculum, che parte con la Scuola Orientale di Roma nel non vicinissimo 1963, prosegue a Monaco, dove si specializza in lingue semitiche, diventa professore incaricato di semitistica sia nella Facoltà di Lettere di Torino che nella Facoltà di Lettere di Venezia. Dal 1976 è professore prima straordinario a Venezia e poi professore ordinario nell'Università degli Studi di Torino dal 79. Dal 79 fino all'anno della quiescenza ha illustrato la disciplina all'interno dell'Ateneo torinese. Ha partecipato a varie missioni archeologiche in Turchia e Malta. Dal 69 al 74 è segretario dell'Istituto Italo-Iracheno di Archeologia. La presenza qui del professor Invernizzi è testimonianza di questa lunga collaborazione. Ho dimenticato di dire però che accanto a questi studi il professor Pennacchietti ne ha coltivato un altro suo. Stavo per dire personalissimo, ma personalissimo non è. È qui dentro sicuramente il maggiore esperantologo che si possa immaginare. Devo dire, mi ha sempre creato una forte invidia e anche un po' di inquietudine, perché quando scoprivo che alle sue lezioni di esperantologia c'erano più studenti che alle mie lezioni di filologia classica, avevo come la sensazione che il nostro passato si allontanasse e un futuro invece prendesse corpo attraverso le sue parole. Buona sorte vuole che nelle parole dell'esperanto il lessico delle lingue europee e anche in particolare delle lingue antiche ogni tanto si fa vedere. Tutte le volte in cui si fa capolino mi pare di capire anche gli ircocervi che lui riesce a forgiare e che permettono una comunicazione internazionale, universale. Ha pubblicato testi in esperanto dalla Cina alla Bulgaria alle Americhe. Devo dire, mi pare di intravedere, ormai la rete si abitua a pensare a tutto ciò che avvolge la terra e tutto ciò che lì viene sedimentato, ebbene l'esperanto sembra presente come nelle nuvole della formazione che della rete, nelle nuvole che circonda la terra, l'esperanto è ben presente, non come fulmini, ma come gradevole tentativo di sintesi tra le varie lingue. Non vi elenco i titoli, sono oltre 150, del professor Pennacchietti, devo dire anche per una ragione molto semplice, in alcuni casi non riuscirei a pronunciare le parole che lui ha messo lì, o soprattutto le riviste internazionali in cui, che hanno dato ospitalità alle sue ricerche, ma che sono ricerche però che riguardano le lingue semitiche, sfiorano le lingue classiche, attraversano ovviamente le lande fiorite dell'esperanto e trovano soprattutto all'interno della lessicografia un punto di forza, in quanto si sentono anche le parole del vicino Oriente che ci diventano un pochino più familiari grazie alle sue ricerche e alla sua altissima specializzazione. Detto questo, non mi rimane che lasciargli la parola con l'infinito piacere. Prego. Grazie. Io ringrazio molto il professor Gianotti per questa presentazione. Io sono un vecchio professore di filologia semitica, mi sono occupato di un gruppo di lingue, di una famiglia di lingue, che sono attestate su un arco di 6 millenni. Naturalmente non 6 millenni interi, ma coprono 6 millenni. Studiando queste lingue uno vede come il fenomeno lingua si trasforma di secolo in secolo, di millennio in millennio. Per questo ho dato
questo titolo, la comparsa e la fortuna. Comparsa perché l'articolo, a un certo punto, in qualche parte del mondo compare, dopo essere comparso può continuare a essere usato o può scomparire. Ecco, la fortuna, la fortuna. E io non parlerò tanto di lingue semitiche, ma del problema dell'articolo. L'articolo, adesso guardo se fu, ecco, l'articolo è una parola latina che è il diminutivo di arto, quindi arto che viene definito è un appendice mobile unita al tronco. Articolo, quindi è una articolazione e una giuntura. Ha preso poi il significato di minima parte di un tutto, un singolo costituente di un sistema organico. Quindi potremmo avere un articolo di fondo, un articolo scientifico, un articolo sportivo, un articolo di fede. Bisogna capire qual è appunto il sistema di cui rappresenta una parte. E abbiamo poi l'articolo determinativo, che è una parte del discorso minuta di cui noi non potremmo fare a meno. La nostra lingua, noi, è una di quelle parole che usiamo di più. Si è detto che, per esempio, il THE, il THE, l'articolo inglese, è la parola più diffusa dell'inglese. Non è una parola, ma è quell'elemento più diffuso lessicale, lo troviamo sul lessico. Bene, quindi articolo viene da arto, è connesso con il greco arthron, sotto scritto, attenti, abbiamo pure l'artrite, no? Tanto per capire di che si tratta, giuntura, articolazione. Noi in italiano abbiamo ben tre tipi di articoli. L'articolo determinativo, l'articolo indeterminativo e l'articolo zero. L'articolo determinativo si riferisce a una referenzialità, le altre non hanno una referenzialità. Cerchiamo di capire. Una cosa curiosa è che solo l'italiano, solo nella grammatica italiana è presente il termine determinativo. Nelle altre lingue si parla di articolo definito, bestimmt, sempre definito. Notate che definito è un participio passato, come se l'articolo si autodefinisse, no? Mentre determinativo è una bella parola, perché viene dal verbo determinare. È formato da un suffisso che è tivo, ativo, itivo, che tra le sue funzioni è quello di indicare una possibilità attiva, non passiva. Bevibile è ciò che può essere bevuto. Quando noi abbiamo cooperativa, ciò che è in grado di cooperare, determinativo che è in grado di determinare. Vedremo che questo termine è piaciuto agli studiosi tedeschi del secolo scorso, degli inizi del secolo scorso, che si sono occupati delle lingue della Mesopotamia, semitiche della Mesopotamia, l'accadico, il babilonese, l'assiro e il babilonese, si sono trovati di fronte a delle parole che noi non sappiamo come definire nelle nostre grammatiche, e hanno ideato proprio il termine di determinativo, pronome determinativo. Vedremo questa sera come pure in italiano esistono pronomi determinativi, ma noi non lo sappiamo. Quindi articolo determinativo e poi vedremo anche pronome determinativo. Articolo determinativo, che cos'è? È uno strumento, un morfema, che indica una presupposizione di notorietà. Può essere, in italiano è proclitico, in altre lingue è enclitico, viene messo dopo la parola, non è accentuato, non è tonico, quindi è proclitico o è enclitico, mediante il quale il parlante segnala al suo interlocutore
di supporre, di condividere con lui la conoscenza della realtà specifica o referenziale espressa dal sostantivo a cui l'articolo si accompagna. Tale conoscenza è data come recuperabile dalla comune enciclopedia, che è l'insieme dei saperi condivisi da una comunità linguistica. Enciclopedia non è solamente un libro, no? È l'enciclopedia, tutto ciò. Come italiani noi abbiamo una particolare enciclopedia che gli slovacchi non hanno, loro hanno la loro enciclopedia, o dal contesto del discorso. Con l'articolo quindi io lancio un messaggio: guarda, che io suppongo che tu conosca quella cosa. Quando dico la luna, in questo caso, è chiaro che tutti, fa parte dell'enciclopedia di tutti gli uomini, ma è un modo per dire la luna, tu sai bene che cos'è la luna. Se dico una luna, a questo punto non è più referenziale. Quale luna? La luna di quale stella? Ecco, qui nasce tutto un problema, un mucchio di interrogativi, Bene, andiamo oltre. Ah sì, lasciamo andare. Sì, abbiamo vari tipi di deissi. Deissi è la dimostrazione, la deissi diretta, la cosiddetta demonstratio ad oculos. Guarda, guarda. C'è la deixis ad fantasma, deissi memoriale. Ieri ho visto un film. Ebbene, quel film mi ha sconvolto. Memoriale, non puoi dire quel film, dov'è sto? No, quel film, quindi io mi riferisco ad una memoria. Poi c'è l'anafora, riferimento a qualcosa che è già stato enunziato. Vedo un giornale, una rivista, desidererei la rivista, ecco la funzione anaforica. E la catafora, anticipazione di qualcosa che sta per essere enunziato. Si presuppone, ieri ho visto un film. La presupposizione. Il film che ho visto ieri mi ha sconvolto. Questa è una catafora. Questo il sta per dire, sta arrivando qualcosa di importante che io presuppongo che tu già conosca. Andiamo oltre. Ecco la sorpresa. Buona parte degli europei non conoscono l'articolo, non lo usano, non ne hanno bisogno, e continueranno a non usarlo per secoli e secoli. Una grande porzione di europei non conosce né l'articolo determinativo né l'articolo indeterminativo. E sono, ecco, tutti i paesi circondati da un contorno celeste. Sono tanti. Turchia, la ex Jugoslavia, tutti i paesi slavi tranne due. Allora devo usare, ecco, tranne due sono la Bulgaria e la Macedonia. Si parla slavo, ma hanno l'articolo. Ma non hanno il nostro tipo di articolo. Hanno l'articolo postpositivo e enclitico, non prepositivo, proclitico come noi. Quindi poi guardate, aia, no, qui mi sono sbagliato, dunque articolo segna, ecco così, ecco, poi devo schiacciare questo. Allora, tutte le lingue ugro-finniche, le lingue slave, le lingue baltiche, le lingue caucasiche, il turco, no? Lingue che non hanno l'articolo proclitico o determinativo. Ma abbiamo una seconda fascia di lingue che invece hanno qualcosa, hanno l'articolo postpositivo, enclitico, l'articolo determinativo enclitico, Svezia, Danimarca, Norvegia, Islanda, Faroer, cittadella, citadel, la cittadella, citadellet, no? Ricordo
Per esempio, una parola, Loren, Sofia Loren, è un termine che fa sorridere gli svedesi, perché vuol dire Sofia la coscia. Loren, questo N è l'articolo. Quindi abbiamo, questo fenomeno lo troviamo anche nei Balcani, quindi nella lingua ufficiale della Romania, della Moldova, Bulgaria, Macedonia, Kosovo e Albania, tutte le lingue che hanno l'articolo ma post positivo. Quindi notiamo, tutte le altre lingue in rosso invece hanno l'articolo come l'italiano. Tra l'altro, chi studia le lingue semitiche si rende conto che queste lingue semitiche sono strettamente imparentate dal punto di vista tipologico con le lingue indoeuropee. Dobbiamo immaginare che nel nostro passato di uomini mesolitici, paleolitici, ci frequentavamo perché abbiamo le stesse categorie. Queste lingue qua, salvo il turco è la lingua di un altro mondo, sono lingue che praticamente sono dialetti, ecco, l'italiano è un dialetto dell'arabo, l'arabo è un dialetto dell'italiano, con parole completamente differenti, ma le stesse categorie. Lingue con preposizioni, con presente, passato, futuro, con le stesse tipo di congiunzioni, lo stesso tipo di frase relativa. Se voi passate al turco, studiate il turco, perché il turco vuol dire entrare in un altro mondo che si è formato in questi millenni, no, di vita di signori paleolitici. Ecco. Bene, notate quindi che l'articolo prepositivo, determinativo, è un fenomeno tipicamente mediterraneo che si è diffuso però abbastanza recentemente, perché il latino non aveva l'articolo, il greco omerico non aveva l'articolo, quindi è un fenomeno recente che si è diffuso rapidamente in tutto questo territorio. Ma da dove è partito? Ah, qui è un'altra immagine che vedremo poi in seguito. È interessante. Fa vedere le lingue che hanno l'articolo indeterminativo, uno, una. Notate, le lingue slave non ce l'hanno, non hanno bisogno, no? E non hanno bisogno di questo articolo l'islandese. L'islandese, mentre lo svedese ce l'ha. Lo svedese, il danese, il norvegese ce l'ha. L'islandese si è separato 1000 anni fa, vuol dire che nelle lingue scandinave un amico, il fatto di dire un amico, si è sviluppato in questi ultimi 1000 anni. E poi l'abbiamo, ecco, non esiste questo articolo in basco. Cosa c'è qua? Ecco, non esiste neanche nelle isole, ecco, nelle lingue celtiche, in arabo non esiste. Ecco, tanto per farvi vedere come il pronome articolo, il problema o l'argomento articolo è così frastagliato, così problematico, scusate il termine. Allora, andiamo avanti. Anche nell'ambito semitico osserviamo la stessa conformazione geografica di diffusione dell'articolo. C'è una zona rossa, vi ricordate la zona rossa mediterranea? Una zona rossa che ha come caratteristica l'articolo determinativo proclitico, pensate alla parola Al-Qaeda, si mette davanti, Al-Baghdadi, si mette davanti, e che è tipica di lingue mediterranee,
Perché? Perché mediterranee? Perché, ecco, lingue cananaiche. Cananaiche vuol dire ebraico e fenicio. Fenicio, lingua molto mediterranea, anche l'ebraico, ma anche il nord arabico. Ma assistiamo a un fenomeno curioso, che il nord arabico penetra in Arabia. Adesso viene, l'Arabia viene chiamata Arabia. Un tempo, nell'inizio del secondo millennio avanti Cristo, l'Arabia non era Arabia, nessuno parlava arabo in Arabia. L'arabo si è diffuso in Arabia, ecco quella freccia, quando viene addomesticato il cammello. E poco alla volta i nord arabici entrano e occupano tutto questo territorio, ma ancora adesso abbiamo delle zone della Arabia meridionale dove non si parla arabo, dove si parla il cosiddetto sud-arabico. E dov'è? Qual è questo territorio? È appunto la provincia meridionale del sultanato di Oman e la provincia orientale dello Yemen. Lì si parlano lingue pre-arabiche, in qualche modo imparentate con l'etiopico, perché anche l'etiopico è una lingua sud-arabica che si è trasferita dall'Arabia del Sud in Africa, in Etiopia e in Somalia, prima dell'arrivo degli arabi. Adesso nello Yemen, vedete, ecco, lo Yemen l'ho rappresentato a righe così, per indicare che ormai si parla arabo, ma lo Yemen ci ha lasciato dialetti arabi che mantengono dei tratti pre-arabici molto interessanti, ma soprattutto una documentazione epigrafica che parte dall'800 avanti Cristo in poi, in lingua sud-arabica epigrafica, una lingua non araba che non è neanche imparentata con le lingue celesti. Quindi c'è una lingua blu e c'è una lingua celeste. Per dirvi com'era complesso, l'Arabia diventa Arabia. C'è un territorio lassù, ecco, che è tutto blu. Per indicare, abbiamo la stessa situazione della Scandinavia e del Balcani. L'articolo viene messo dopo. Poi abbiamo questa striatura celeste per indicare fino all'era volgare, all'inizio dell'era volgare, si parlava o si scriveva ancora in assiro e in babilonese. E l'assiro e il babilonese, come il greco, omerico e il latino, non conosceva l'articolo, non ne aveva bisogno. E attualmente in Etiopia non c'è l'articolo, non ne hanno bisogno, a dire la verità ne hanno bisogno, ma hanno trovato un altro sistema per indicare la presupposizione di notorietà. Per dire re, negus. Ma per dire il re si dice negusu, il suo re. Dicendo, usando il suo di terza persona maschile, e in questo suo io in qualche modo indico che io già lo conosco. Lo stesso fenomeno capita attualmente in Turchia. Se voi siete stati a Istanbul avete visto questi nomi delle banche, ho visto tantissime banche dappertutto, tutte vengono chiamate bankas, ish ve credi bankas. E cos'è questo bankas, questo sì? Banca sua, lavoro e credito banca sua o banca loro. Ecco un modo per indicare la presupposizione di notorietà. E vado avanti, ecco, l'articolo nasce probabilmente, anzi io ne sono sicuro, nasce in Egitto. Proclitico fa il suo ingresso nella grammatica del medio egiziano, ossia
nella grammatica della lingua egiziana, che è stata scritta dal 2000 a.C. al 1300 a.C., in particolare nei testi letterari del Nuovo Regno a partire dall'epoca amariana, Qui abbiamo un grande, il professor Roccati, che potrà dire, confermare oppure negare questa affermazione. In questa lingua abbiamo un pa, che vuol dire il, singolare maschile, ta, che vuol dire la, e na, che è un plurale comune. Una traccia di dell'articolo pa lo troviamo in due nomi, il nome Pacomio e il nome Pafnuzio, che probabilmente diventa Pannunzio. E sono due santi eremiti, i primi che portano questo nome, i più noti, del IV secolo d.C. E quindi in copto si continua ad avere gli stessi articoli. Ma guardate cosa capita. Avete visto nell'Africa del Nord, l'Africa del Nord è tutta rossa, nel senso tutto un territorio con articolo determinativo proclitico. Attualmente la lingua dominante è l'arabo, però esistono delle zone dove si continua a parlare berbero, il berbero attuale, il berbero antico viene chiamato libico, insieme libico-berbero. Bene, l'articolo, questo bisogno di esprimere la presupposizione di notorietà si diffonde anche ad occidente del Nilo, interessa i berberi o i libici, che è la stessa cosa, che si creano un articolo maschile che è a, femminile che è ta, un plurale i e un plurale femminile ti, se non che nasce, si diffonde questo articolo, ma ha poca fortuna. Perché queste parole, perché l'articolo viene, diventa parte stabile di ogni parola, non è più un articolo. Tutte le parole berbere che indicano, che non indicano dei referenti che indicano persone, membri della famiglia o beni inalienabili, portano questi morfemi, mentre bocca, pelle, cuore, volto, figlio, madre, tribù, non portano questo elemento prefisso. Quindi compare questo fenomeno e poi scompare. Notate, ho messo taserdunt, la mula. Abbiamo il ta, che è l'articolo femminile, e abbiamo una T finale che è il morfema femminile. Chi ha esperienza di chi conosce in qualche modo il deserto, il grande deserto del Sahara, vede che tante tribù iniziano con la Taman Raset, ta l'articolo, Raset femminile, no? La scrittura berbera è il Tifinaght, che vuol dire la Fenicia, Tifinaght, no, ti. Andiamo oltre. Ecco, il greco antico, probabilmente già nel VII secolo a.C., certamente nel VI secolo a.C., il greco si dà un articolo. Ed è un articolo che o è to, o ai ta, to. E viene usato in modo curioso, beh, non tanto curioso, come in italiano o agathos pais, il buon ragazzo, viene messo, se c'è un aggettivo, prima dell'aggettivo, valore attributivo, oppure o pais o agathos, il ragazzo, il buono. Ma notate che io l'ho sottolineato con quello, perché è un grosso problema. Che cosa è quello? Qual è lo status?
la natura di che assume la parola quello in questo caso. Vedremo che quello in questo caso non è un pronome dimostrativo, è un pronome determinativo. Allora abbiamo un aggettivo determinativo e un pronome determinativo. Lo stesso morfema ha due funzioni. Questa forma qui, questa sequela, o pais o agatos, articolo sostantivo, articolo aggettivo, è tipica delle lingue semitiche. C'è in ebraico tuttora, c'è in arabo tuttora. Eccolo qua. C'era un pronome dimostrativo che esiste nella grammatica. Ode, ede, tode, questo, questa, questa qui. Oi, oi, questi e quelli, gli uni, gli altri. Vedete che l'articolo un tempo era un pronome dimostrativo. Ma per un fenomeno di grammaticalizzazione diventa un pronome determinativo e alla fine diventa un pronome, un articolo determinativo. Guardate, un caso tipico di pronome determinativo è ta ton person, le vicende dei persiani. Pneuma to hagion, lo spirito quello santo. O lo spirito santo, quello santo spirito. Insomma, abbiamo sempre questo o che praticamente ha una funzione di determinativo. Guardiamo cosa capita. Abbiamo visto allora la diffusione dall'Egitto in Africa settentrionale verso Occidente. Dall'Egitto a nord, è l'epoca del faraone Psamnetico, no? Era un'epoca in cui gli egiziani sono molto presenti in Egitto e hanno continuato a essere presenti fino a Nasser, no? Quando hanno dovuto lasciare in massa quel territorio, ma ce ne sono ancora, penso. E articolo determinativo proclitico, adesso vediamo la diffusione ad Oriente. Ad Oriente, sulla costa, si parla cananaico e sempre sulla costa del Mar Rosso settentrionale si parla nord-arabico, quel tipo di arabo che ha conquistato tutta l'Arabia, il nord-arabico. Ecco, abbiamo in fenicio e in ebraico la particella ha. In nord arabico, hal, che diventa al. In ugaritico, secondo millennio, fine del secondo millennio, c'è una cosa scritto HN. Tipico del semitico è di avere articolo sostantivo e se c'è un aggettivo, articolo aggettivo. Andiamo oltre. Va bene, qui continuo a parlare di pronome determinativo. Pronome determinativo è un vecchio dimostrativo adeitico che ha perso la dimostratività, la deissi. Ed è una testa che ha bisogno di un modificatore. Questo modificatore può essere un aggettivo, allora si dirà quello alto o quello basso. Può essere un sostantivo, e qui c'è Zulkarnaini. Zulkarnaini, quello dalle due corna, e il nome è un nome che compare nel Corano, nome di persona, viene riferito ad Alessandro il Macedone, che gli antichi, gli arabi, conoscevano attraverso la monetazione dell'imperatore Macedone, che lo rappresentava appunto con una pelliccia, diciamo, la parte anteriore di un ariete, con le corna dell'ariete, ritorte. L'ariete è il simbolo della regalità dei popoli iranici. Avendo vinto Dario III, lui acquista il potere
imperiale iranico, porta l'ariete sulla testa. L'uomo dalle due corna. Allora abbiamo un pronome determinativo zu e con un sostantivo, ma il pronome determinativo può essere seguito da un sintagma preposizionale, quello di Margherita, quello con gli occhiali, oppure quello che viene, colui che viene. Ecco, questi sono dei pronomi determinativi che noi troviamo in tante lingue. In tedesco è molto interessante perché il tedesco ha un articolo che è nello stesso momento un pronome relativo. Der, der, die, die, das, das. Allora abbiamo in blu, no, abbiamo in blu quando è un articolo e in rosso quando è un pronome determinativo. La critica di coloro che rappresentano la maggioranza del governo, di Kritik derjenigen, die die Regierungsmehrheit vertreten, e così via. Ecco, questo è un esempio, andiamo avanti. Ecco qui per dirvi, questo martello è chiaro che è un dimostrativo, quel martello è un dimostrativo, passami questo è un dimostrativo, passami quello è un dimostrativo. Passami quello più pesante, il martello più pesante, non è più un dimostrativo, è un determinativo. Sì, quello che è più pesante, ecco, abbiamo di nuovo un determinativo. Non passarmi questo più leggero, non si può dire. Non questo che è più leggero, abbiamo un pronome dimostrativo seguito da una frase relativa no, non restrittiva. Quella è restrittiva. Insomma, poi abbiamo una parola stranissima, colui. Chi è? Colui è l'affittuario, non ha senso. Colui che prende in affitto è l'affittuario. Colui è un pronome determinativo. Nelle nostre grammatiche non si parla di questa categoria. Non si parla perché non fa problema. Fa problema per gli occidentali che studiano lingue semitiche antiche o lingue di altro tipo. Lasciamo andare. Ecco, pronome determinativo semitico. Nelle lingue occidentali e meridionali abbiamo zu, no, nord arabico e sud arabico, zu, zi, ugaritico e aramaico, du, cananaico ed etiopico, zu, mentre in accadico abbiamo shu. Ecco, guardate un caso tipico. La casa del re viene rappresentata con una costruzione genitiva sintetica. Sintetica si dice casa, re, genitivo. Ah no, scusate. Casa, re, genitivo. Però possiamo avere una costruzione genitivale analitica. Casa, quella del re. Ecco, questo è un pronome determinativo. Bene, perché insisto tanto? Perché quando sorge l'articolo in quelle poche lingue semitiche, che sono le uniche lingue che si insegnano. A Torino si insegna l'ebraico e si insegna l'arabo. E i nostri studenti hanno l'impressione che le lingue semitiche sono l'ebraico e l'arabo. Quando si mettono a studiare l'aramaico o le lingue etiopiche, si rendono conto che c'è qualcosa di... Sono lingue differenti perché non hanno l'articolo. E le lingue senza articolo hanno un'altra sintassi. Esprimono i rapporti genitivali in altro modo. Esprimono le frasi relative in altro modo. Se uno conosce solo l'arabo e solo l'ebraico, non ha idea di che cosa sono realmente le lingue semitiche. Con la comparsa dell'articolo abbiamo una rivoluzione, nascono due lingue nuove che sono l'ebraico da una parte e l'arabo dall'altra. Andiamo oltre. Qui sono cose troppo specialistiche. Qui faccio vedere come si trasforma, per esempio, l'uomo che costruì la casa, questo qua è un proto-ebraico,
con un pronome determinativo, diventa, quando nasce l'articolo, il uomo, l'uomo, e sono stati costretti a introdurre un nuovo pronome veramente relativo che costruì la casa. Qui un proto-arabo che aveva ancora un pronome determinativo, con la nascita dell'articolo ha dovuto creare una forma di questo tipo oppure eliminarla del tutto. Andiamo oltre, stiamo finendo. Ah, la funzione determinativa dell'articolo per l'aggettivo, guardate, Karl der Grosse, den heliga anden, questo qua è svedese, notate che in svedese si mette un articolo determinativo per l'aggettivo e un articolo per il sostantivo. Il norvegese può farne a meno, den helige ond, l'islandese hin heiliga andi, il macedone abbiamo, vedete, questo è il santo il spirito, in persiano spirito quello santo, in albanese spirito quello santo, in rumeno, qui ho sbagliato a scrivere, dovrebbe essere sfânt, spirito il, lo spirito santo, ma il monte alto è i monti alti, monti i quelli alti. Ecco, andiamo oltre. Ecco, finiamo col presentare. Se nasce qualcosa, combina tutto un sistema. Ci sono varie, ogni lingua fa le sue, mette in gioco dei meccanismi di protezione, di reazione. Abbiamo le sacche di resistenza. Ci sono delle lingue che hanno introdotto l'articolo relativamente da poco tempo. Altre da molto tempo. L'italiano è da molto tempo. Il francese da meno, l'inglese sempre da meno. Guardate, in francese non si può dire il mio cavallo. Sacca di resistenza. Mi cavallo, mein Pferd, my horse. Svedese, min häst. In italiano, il mio cavallo. Greco antico, ma anche greco moderno, no? Ho emos hippos. Rumeno, calul meu. Cavallo, il mio. Si può mettere l'articolo. Altra sacca di resistenza. Nelle costruzioni genitivali sintetiche. My father's house, non è my father the house. Goethe's Werke, no? Non è Goethe's di Werke. In italiano, la casa di mio padre, le opere di Goethe. Continuiamo, altra sacca di resistenza, con tutti e entrambi. Alle lenda e non alle di lenda. Beide Hände e non beide di Hände, both hands e non both the hands, ambas manos e non andas las manos, tutti i paesi e entrambe le mani, tuate zarile, ambele meini, kil e in arabo, ecco, anche in arabo, kilta il yadaini. Sono le lingue che hanno l'articolo da più di 1000 anni, riescono a infilarlo dappertutto. Le altre lingue si difendono in tutti i modi. Andiamo oltre l'ultima, sì, altra sacca, in locuzioni gnomiche e sostantivi usati in senso generico. Gold is a precious metal. Non si dice l'oro, l'oro. Where do you buy stamps? Dove compri i francobolli? I, perché dire i francobolli? Störche fressen frösche, no? Quindi le cicogne mangiano le rane. No, non è necessario in tedesco. La stessa cosa in olandese. Ecco, questo qua è una ulteriore sacca di resistenza. E qui per dirvi che ci sono quelle lingue che non hanno l'articolo indeterminato, non hanno uno. In greco moderno,
In greco antico non c'era, in greco moderno c'è, in egiziano antico non c'era, in copto c'è, no? Vedete, la fortuna, no? La fortuna. Ecco, in islandese non c'è, in islandese non c'è. In arabo, ecco, in una lingua che io conosco da quando ero quattordicenne, quindi in esperanto non c'è e non mi dà nessun fastidio che non ci sia. In russo non c'è e nessuno ne soffre. Ecco, però c'è un fenomeno. Ci sono delle lingue senza articolo determinativo che hanno invece un morfema indeterminativo. E il caso del persiano, Hane, vuol dire casa, una casa, la casa. Però se dico Hanei, vuol dire una casa. Turco, ev, la casa, una casa. Se dico bir ev, una casa. Neo-aramaico, nord-orientale, betha, come in arabo bait, betha. Ecco, betha vuol dire casa, la casa, ma se voglio dire una casa, ha betha. Ecco, in fondo abbiamo finito e vi ringrazio per l'attenzione. Sono a vostra disposizione per qualche domanda. Sì, siamo noi che ringraziamo il professor Pennacchietti per questa corsa attraverso il tempo e lo spazio, legata non a un granello di sabbia, ma a un granello linguistico, come l'articolo o il pronome determinativo, che permette di unire e dividere gli spazi linguistici. Devo dire che a questo punto il mio compito è quello di aprire la discussione chiedendo se ci sono domande, interventi, richieste di chiarimenti. Professor Roccati. Sono stato chiamato in causa in questa comunicazione che sembrava arida, invece è stata divertentissima. E allora volevo solo dire che la comparsa dell'articolo in egiziano è, nei termini detti, ma più antica ancora, siamo intorno al 1600 almeno avanti Cristo, con assoluta sicurezza, quindi si potrebbe forse risalire, ma oltre una certa misura non si può andare. Grazie. Volevo dire che l'articolo prepositivo determinativo è emerso in altre parti del mondo in modo completamente autonomo. Per esempio, nella lingua dei Maori, in Nuova Zelanda, c'è questa funzione indicata proprio con un elemento non atono che viene preposto al sostantivo. E lo troviamo casualmente in varie parti del mondo. Chiedo scusa, volevo sapere, ma c'è un motivo, al di là del caso, c'è un motivo preciso, un'esigenza che ha determinato la nascita dell'articolo, sia determinativo che indeterminativo, oppure no? Cioè, la sua opinione qual è? Allora, io penso che è un bisogno. Cioè, certe culture hanno il bisogno di esprimere in modo semplice ed economico la presupposizione di notorietà. E usare l'articolo vuol dire, è un modo estremamente economico, perché altrimenti bisogna utilizzare molto di più la sintassi. O utilizzare dei giri di frase. Vi faccio un esempio. Noi in italiano diciamo
il mio amico e un mio amico, con una commutazione. Commuto la prima parte, un, il. Il francese non può farlo, il tedesco non può farlo, lo spagnolo non può farlo, il portoghese non può farlo, il danese non può farlo, lo svedese non possono farlo. Devono dire, per esempio, mon ami, un de mes amis, un ami à moi, poi non so, ecco, a friend, my friend, a friend of mine. Ecco, qui ho un mucchio di esempi, lo troviamo in persiano, complicata la situazione persiana, appunto, oppure lo spagnolo, portoghese, meu amigo e un amigo meu, no? E quindi è un sistema economico per esprimere la presupposizione. Altrimenti devo usare dei casi particolari. Per esempio, le lingue che hanno i casi molto efficienti, le lingue slave, hanno un genitivo partitivo. E il genitivo partitivo serve per le cose che non sono determinate. Ecco, è un sistema economico che vale la pena. Quindi è stato imitato, ha avuto successo perché è economico. Grazie. Volevo chiederle se può dirci qualcosa sull'articolo determinativo premesso a un nome proprio di persona, come credo che facesse abitualmente il greco antico. Per esempio, nei Vangeli non dice Jesus, ma dice O Jesus. Mentre, curiosamente, nell'italiano moderno lo si fa quasi a livello familiare, locale. I milanesi amano Milanese. Dire il Franco, il Luigi, eccetera. Grazie. Sì, è vero. E secondo me è proprio nasce dal fatto che le lingue che hanno l'articolo da più tempo lo usano anche in questa posizione. Il greco moderno, per esempio, ha mantenuto la stessa libertà del greco antico. Però il greco moderno, che ha introdotto da poco tempo l'articolo indeterminativo, lo usa poco. Per dire, io sono uno studente, si dice io sono studente. Quindi dipende proprio dalla storia se una lingua ha l'articolo da 1000 o 2000 anni, lo usa dappertutto, come può. E lingue come le lingue scandinave addirittura hanno l'articolo messo dopo, ma l'inglese, le lingue celtiche lo hanno introdotto relativamente tardi. E quali sono le lingue celtiche? Il bretone, no, il gaelico, ecco. E in queste lingue l'articolo ha difficoltà a entrare, mi sembra che sia questo. In greco moderno si mette dappertutto, lo si mette proprio con i nomi di persona. Ecco, mi sembra di trovare questa soluzione. Professor Roccati, bis. Grazie. No, visto che è una buona occasione per parlare di queste cose, qualcuno ha chiesto la ragione, io volevo semplicemente proporre un punto di vista dell'egiziano, cioè l'articolo nasce, per quello che risulta nell'egiziano, in una fase in cui concorre a distinguere il nome dal verbo. In origine nome e verbo sono talmente simili che funzionano allo stesso modo. Con la presenza dell'articolo si comincia una deriva e forse anche nelle lingue con la flessione l'articolo è una compensazione per la riduzione del sistema di casi. Non... Ottimamente. Proprio... Offro solo questa proposta. Ma... Altre? Professor Rossi? È inutile sottolineare l'importanza dell'articolo
dell'introduzione dell'articolo nella cultura greca classica. La metafisica di Aristotele non sarebbe esistita senza articolo, è quindi una componente importante della nostra tradizione culturale, è formata in virtù dell'introduzione e dell'uso dell'articolo proprio nel senso determinativo. Ecco. Questa è, è un'osservazione, credo, che ci rimanda più in generale al condizionamento linguistico di molti dei concetti base della nostra e anche delle altre culture. Il riferimento all'Egitto invece, a me e della cultura egiziana sono del tutto ignorante, mi suggerisce una domanda. La domanda può essere senza senso o forse può averne una, e quindi è rivolta a entrambi voi competenti. Si può instaurare una qualche correlazione? Ci sarebbe anche un altro nostro socio, oggi assente, a cui potremmo rivolgere. Si può instaurare una correlazione tra l'introduzione dell'articolo nella lingua egiziana verso metà del secondo millennio avanti Cristo e la nascita, la genesi del monoteismo? No, io non credo che ci sia nessun rapporto, no, tra queste cose. No. Accolgo invece l'occasione per segnalare semplicemente l'equivoco di Mozart, che usando gli articoli del copto li ha scambiati, e quindi abbiamo una pamina e un tamino, ecco, che quindi questo ha messo al contrario. Ma non credo che ci sia correlazione. La mia risposta è uguale alla sua, non credo, però volevo dire che mi è molto piaciuto questo suo intervento, cioè l'articolo fa in modo che il greco diventi lingua filosofica, e devo dire che la nascita dell'articolo è parallela alla nascita delle congiunzioni subordinative. Il greco da hos passa a oti, e diventa una lingua filosofica. La stessa particella al è connesso in arabo ad an, che è una congiunzione subordinativa, e l'arabo diventerà una lingua filosofica. La nascita dell'articolo ha prodotto delle lingue discorsive, lingue filosofiche, ecco, sono due fenomeni collegati. Professor Sacchi. Io volevo fare una domanda che forse andrebbe rivolta a un italianista, e cioè mi chiedo come mai in italiano la Giovanna è considerato corretto, mentre il Roberto no. Cioè, il femminile è molto tollerato, soprattutto in Toscana. Forse è misterioso. Sì, io non sono in grado di rispondere. Lascio all'italianista. Grazie in ogni caso. Altri interventi? Beh, non posso tacere a questo momento. A questo punto, intanto ci sarebbe una serie di considerazioni da fare. È vero che in greco arriva tardi, ma non è proprio vero che il greco omerico non abbia l'articolo. Ha in realtà un pronome che sta trasformando con una certa violenza, bisogna dire, una violenza solo temperata dalla metrica, e quindi la correzione avviene per le ragioni di sintesi che il metro epico, in sostanza l'esametro eroico, comporta, e quindi il sistema del
deittico diventa piano piano, si trasforma, e tra l'altro è usato dagli omeristi per indicare la maggiore o minore antichità delle sezioni omeriche. Vale dire, provate a pensare soprattutto alle scuole dei separatisti, che indicano non Omero compatto, un solo autore che pubblica, che scrive, che compone i due poemi, ma scuole rapsodiche che nel tempo connettono, cuciono insieme, il rapsodo sarebbe un cucitore di canti, e che quindi conservano forme arcaiche rispetto a forme recensori. Le forme recensori sono già di articolo a tutti i livelli, e non c'è dubbio su questo, sono perfettamente d'accordo. Una volta introdotto l'articolo determinativo, viene usato davanti a tutti i sostantivi, siano nomi comuni che nomi propri, come il greco moderno ancora ci conferma. Il vero problema delle lingue classiche è ovviamente dato dal latino. Il latino non ha l'articolo, anzi, per assurdo, si potrebbe persino cercare di dire che il latino ha concepito prima l'articolo indeterminativo e poi dopo, anzi quasi mai, ma solo sul suo punto morente, cioè vale a dire del tardo latino, ha introdotto l'uso di ille, soprattutto di ille posposto, che in realtà è all'origine, mentre il professor Pendergetti parlava, per esempio dell'articolo rumeno, perché le, dunque mi pare che, non mi ricordo più quale fiore, se il giglio, che si, i gigli sono la lele al plurale, però con l'articolo fa la lele le. Uno, sono gli scioglilingua che ogni lingua poi propone secondo, dove il finale è il femminile, perché voi sapete i nomi di fiori, tranne l'italiano, sono per lo più femminili, di blume, flos, fluoma, fluoma, bluoma, blume, ma di blume, la fiore. Piemontese talvolta dice ancora la fiore, e mantiene il genere, ma voi sapete, sulle piante e sul frutto c'è qualche problema rispetto alla tradizione latina. Dicevo che probabilmente il latino concepisce prima l'indeterminativo. Faccio un esempio perché io conosco poco i termini, ma ogni tanto mi capita di leggere dei testi. In una serie famosa di un frammento famoso di Petronio si presenta unus servus Trimalchionis. Sappiamo che Trimalchione aveva almeno 40 decurie di servi, quindi ne aveva 400, almeno. Come dobbiamo tradurre un solo servo di Trimalchione che viene ad invitare i tizi alla cena? Traduciamo sempre un servo di Trimalchione. E allora quell'unus lì è il papà o il nonno, in sostanza, del nostro un. Uno, cioè dell'articolo indeterminativo. Che l'articolo determinativo in italiano ponga dei problemi è palese dal plurale. Il plurale è dei e delle, non c'è dubbio, è il partitivo. Non è unus. No, non c'è uni. Come c'è, in spagnolo. Ecco. E quindi in realtà l'italiano lì ha inventato, o meglio, ha inventato sulla base della tradizione, perché il partitivo indica la globalità all'interno della quale si sceglie quella parte che interessa nel discorso, nell'indicazione e cose di questo genere. La domanda, ma so come risponderà il professor Pennacchietti, l'assenza del determinativo latino, non so se questo ha impedito al latino di essere una lingua filosofica, ma Seneca se l'è cavata abbastanza bene, tutto sommato. Però mi ricordo una cosa che è impressionante. Quando la definizione dell'essere di Aristotele è to ti en einai, che sfido chiunque a tradurre, San Tommaso traduce quod quid erat esse, ciò che era l'essere prima, ma anche dopo, anche durante, eccetera, eccetera, perché ci sono gli aspetti temporali e la traduzione viene fatta con dei pronomi, non degli articoli, perché poi anche il latino di Tommaso con tanta buona volontà, eccetera. La domanda è però sempre questa. Il latino è una lingua più antica del greco? Non è una lingua più antica, ma è tipologicamente più antica.
Beh, si può dire, sì, io ero d'accordo sul, secondo me è proprio anche più antica. Cioè, nella divisione delle varie correnti dei cosiddetti indoeuropei, il greco che noi conosciamo è un'ondata posteriore rispetto allo stanziamento degli italici nella nostra penisola. A lungo gli italici sono stati occupati da darsi sberle tra di loro e quindi hanno aspettato un po' per accettare dall'Italia del Sud e dalla Magna Grecia, diciamo così, l'influenza greca. È singolare però che proprio l'articolo non è stato, hanno accettato tutto, la mitologia. Provate a inventarvi un mito latino, praticamente non c'è. Quando Ovidio fa le sue metamorfosi, fa l'enciclopedia dei miti greci trasportati a Roma. Quindi hanno assunto tutto, quasi tutto, moltissimo in sostanza del mondo greco, la grammatica. Voi sapete che nelle due lingue in cui ci sono i casi, noi ci dimentichiamo che i casi sono delle cadute, ma le parole sono chiare. Ptosis del greco diventa casus, ptosis, pipto vuol dire cadere, è il modo con cui la radice cade una volta che la desinenza gli fa da inciampo, in sostanza, gli fa da pietra d'inciampo e quindi rotola verso il dativo, verso l'accusativo e cose di questo genere. Ce ne dimentichiamo, sono linguaggi tecnici che sono antiche metafore, che era l'immaginazione al potere da questo punto di vista. Però sull'articolo il latino è straordinariamente refrattario. Si arrangia poi dopo con ille, per lo più, almeno per un certo periodo posposto, per indicare con l'ille è un'indicazione forte, proprio quello lì. Dunque la deissi trasformata, diciamo così, in un nuovo ordo verborum, ecco, tanto per intendere. Però sono pronto ad accettare come migliore la formulazione del professor Pennacchietti. Il latino conserva uno stato più antico di quello che una volta, quando io studiavo un secolo scorso, il greco era il più antico. I glottologi ci hanno insegnato, i glottologi degli anni 60-70, che il greco era più antico e il latino innovava, e tra le varie innovazioni, rompendo l'unità della crosta, articolo in Sardegna, saducessa, è vero, articolo in Grecia, arrivavano i latini, ciao, l'articolo andava a farsi benedire, ma ed era una proposizione. È quasi sicuramente questo, che i greci e forse anche altre popolazioni che hanno l'articolo, sono arrivati dopo. Quindi il greco come lingua recente. Il miceneo lo riusciamo a leggere e interpretare, ma ci dice poi poco. Ci dice quante bestie aveva il re o quante staia di grano c'era nel palazzo e cose di questo genere. Noi dobbiamo proprio aspettare Omero per avere le prime indicazioni linguistiche. E lì sappiamo che c'è una trasformazione, ed è una trasformazione nella velocità. Provate a pensare, quando si studia la grammatica greca si studia il duale. Poi, quando si leggono i testi greci, i duali sono tre. E sono i cavalli di Achille, che sono quattro, che sono duali. Ma lì si dice quattro, se non quelli di Achille, vanno a due e due. La cosa più difficile è quando i tre ambasciatori vanno alla tenda di Achille, perché sono Odisseo, Odisseo e Iace e Nestor, eccetera. Ebbene, i tre ambasciatori oidebaten, uguale, vanno a 2-2, vanno al duale. La spiegazione dei filologi, per fortuna, è sempre quella: si espunge qualcosa, si toglie il terzo dicendo all'inizio erano solo due perché l'amico di Achille era già nella tenda, quindi non aveva bisogno di cambiare. Ma ripeto, i casi sono poi nei filosofi tardi e cose di questo genere, ma il duale è un bel residuo che permette alcune cose. L'abbiamo persino noi quando diciamo ambo, quando l'ambo è un bel duale con la o,
non dovremmo più definirlo duale, eccetera, eccetera, ma è qualcosa di questo. Il duo latino, e accidenti, un duale, non si può dire altrimenti. La faccio breve, in realtà ricordando come la lezione che ci ha fatto Fabrizio Perniachetti ci insegna anche un'altra cosa dal punto di vista della storia della civiltà, che lo studio delle lingue aiuterebbe a capire più le similianze che le differenze ed ha una funzione civile che in giorni come questi, nel nostro presente, avrebbe ancora molto da insegnare, credo, a tutti noi. E lo ringrazio ancora. Grazie a te. Voglio ricordare un grande linguista torinese, Giuliano Bonfante, il quale diceva che le lingue neolatine sono lingue di sostanza latina e di spirito greco. E, per esempio, il fatto di avere creato il perfetto con il verbo ausiliario avere. Io ho mangiato, e questo qua è un fenomeno che si attesta nel greco più tardo, però è greco, non è vero? È l'articolo, la congiunzione che, eccetera. Grazie tanto. Grazie a te ancora.